Ma quanto ce ne metto? Che se ce ne metto ancora chi te ne viene che si sucano? Acqua! Sì, acqua. Magari. Qua fra un po' va a finire che l'acqua, questa che ho sei sta roba. Che volete? Una camicetta a mezza mano. E quanto volete spendere? No, vediamo quello che ci piace, dopo ne parliamo di solito. Prego, accomodate. Ad esempio, mi sembra molto adatta alla sua personalità. Quale personalità? Non devo dire al suo aspetto fisico, alla sua persona. No, con le maniche corte. Sono caduto dal motore. A me ti piace questo? Bello. No, ma lo uno stanzino. Di là. Grazie. Ti sta proprio bene. Se non ci piaceva a lei, un m'accattavo. Vero, dico. Quanto è? 84.000. Ah, ti è starà minchia. Namis. No, Carmelo. Levata la camicetta. Tu l'avessi ammazzato. Se non avessi stato mai fatto, ti avessi levato in mezzo a te. Spiccia. 84.000 lire. Carmelo, hai ballato, eh? Ci prendiamo da bere. Una cosa. Allora quattro co, tre co che è un questo, ce l'avete peggio. Vai, vai, dai, quattro questo, pagato me. Guarda quella. Qua? Quella con la spilla e i capelli lunghi. Ora la vado a invitare. Sì, quella ti manda a fare un culo. Scommessa. Non c'è bisogno di scommettere. Ora ci vuole. È tutta bolle a rosa. Che è stanca, che ha ballato troppo. Satoia. Ora vado da quella. Ho messo che ci va. Altro whisky. Un altro whisky. Beh dai. Ciao, vuoi ballare? No. Perché? Non ho voglia. Posso sedermi vicino a te? E dove? Qua. Dove sono adesso? Sei arrabbiata? Carmen, che ci fa? Aspettavo una persona. Come sto? Con un occhio di me. Io mi sono sposato, c'è anche una bambina. Auguri, auguri. E il padre di tua figlia chi è? Per me non c'è più niente da di noi, vero Carmen? Io non lo so come è successo. Stanno in galera, si spasa. Tu stia al suo liceo. Se hanno una spina, se ne esce pazzo. E tua moglie com'è? Bella. Perché non ce la fai conoscere? Sì, sì, perché non venite? Tu e l'amico tuo. E mangiate a casa mia. E che ci devi mangiare, canni minchio, stasizia e cazzo? Dai, per favore, Carmen, fammi venire a casa. Deve correre dalla mogliettina. Ave famiglia. Io t'ammazzare, capisci? T'ammazzare. Prima perché mi facesse pigliare per froscio. Dopo perché facesse sbirra e mi facesse chiudere in isolamento. E dopo perché sti qua. T'ammazzare, capisci? Io sono Libazio Alfredo, ho 18 anni. Ho preso la terza media e ho provato a fare tanti mestieri, fra cui il carnezziere, che poi sarebbe il macellaio. Ho fatto il cameriere, ho lavorato in un negozio di abbigliamenti ed ho provato anche a fare il concorso come allievo sottufficiale. Adesso ho fatto anche l'attore, però è finita. Mi piacerebbe continuare, ma per il momento sono disoccupato.